Dal Covid al lavoro, dai temi economici a quelli internazionali, la Premier Giorgia Meloni risponde alle domande dei giornalisti, mentre al Senato la manovra diventa legge. Mi fido dei miei alleati al governo, dice, al di là dei dibattiti naturali all'interno di una maggioranza e delle sfumature diverse nei programmi dei singoli partiti. C'è visione comune. Mi pare che il fatto che la manovra sia stata appena approvata un giorno in anticipo rispetto a quanto accaduto negli ultimi 2 anni, se non vado errata, mi pare che insomma poi al di là del legittimo dibattito, anche di quelle che possono essere divergenze, discussioni, la volontà è di lavorare bene, di mantenere le scadenze, di mantenere gli impegni e alla fine siamo riusciti. Tema caldo è il Covid dopo l'aumento dei casi. Tranquillizza, ci siamo mossi immediatamente. Abbiamo disposto il tampone per tutti quelli che vengono dalla Cina, ma è efficace se viene presa da tutta l'Unione Europea. Io credo che la soluzione siano sempre, i controlli. Penso che continuino a essere utili i tamponi, penso che continuino a essere utili le mascherine. Il modello di privazione delle libertà che noi abbiamo conosciuto in passato non mi è parso così efficace. E credo lo dimostri bene il caso cinese. Poi parla del reddito di cittadinanza, che cambia per i lavoratori occupabili, sarà corrisposto per 7 mensilità, per gli altri, nuclei con minori, anziani o disabili, resterà per tutto l'anno in attesa della riforma per il 2024. Tutti vorremmo trovare il lavoro dei nostri sogni, non è capitato a tutti. Se io non accetto un lavoro dignitoso, tutelato, pagato adeguatamente e preferisco stare a casa, sono libero di farlo, ma non posso pensare di farlo facendomi mantenere da chi paga le tasse, magari facendo un lavoro che ha accettato che non era il lavoro dei suoi sogni. Intendo fare il presidenzialismo, dice in chiusura il presidente del Consiglio, velocizzare le istituzioni, sarà la mia eredità.